all'apertura della campagna Il buon gusto della ricerca a favore di ASLA. In questa campagna i fondi raccolti saranno destinati alla ricerca scientifica sulla SLA e sulle prospettive future. Ad inaugurare questo momento, per condividere le loro impressioni con noi, ci sono la presidente di ASLA, Fulvio Massimelli, che ci spiegherà l'obiettivo principale della campagna e come ASLA intende supportare l'iniziativa. Il presidente Mario Melazzini ci parlerà dei progressi della ricerca sulla SLA e delle prospettive future. Inoltre scopriremo con Diego Bonasso anche come le aziende si impegnano nella raccolta fondi e come sono impegnate in azioni di responsabilità sociale. Infine ascolteremo la testimonianza di Davide Rappanelli, presidente di SLA Food e papà speciale, che ci parlerà della dimensione umana dell'affrontare la SLA. Allora iniziamo con la presidente Massimelli. Qual è l'obiettivo principale della campagna Il buon gusto della ricerca? E come aiuterà ASLA in questa iniziativa che è anche nell'anno del quarantesimo associativo? Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere qua con noi in questo momento molto importante. ASLA è qua perché, come dice il filmato, noi siamo qui per far continuare una storia, per far continuare tante storie. Ed è proprio per celebrare i 40 anni, 40 anni dalla nascita di questa associazione, noi ci siamo immaginati una carovana per celebrare questi 40 anni. Una carovana che in questi mesi si è spostata in tutta Italia, ha creato degli spazi per fare degli incontri e dei confronti. Posso dire che in questi mesi si sono rinforzate tantissime alleanze e ne sono nate altre alleanze molto importanti. E la carovana di ASLA oggi si è fermata proprio qua a Milano, perché è nata un'alleanza molto importante con due partner importantissimi che ci stanno affiancando in questo percorso. Io ASLA è grata ai negozi Garbusera, Tre Marie, alla Cafare, che hanno messo a disposizione le loro capacità, le loro conoscenze per la nostra associazione, per il nostro progetto. La SLA è una malattia molto complicata che al momento non ha cura. Le nostre speranze quindi sono tutte rivolte alla ricerca. Sì, noi nel nostro percorso abbiamo assistenza, abbiamo tante informazioni, ma la ricerca è l'unica soluzione che può dare veramente una risposta e può cambiare il percorso di questa malattia che è terribile. Ho parlato prima di alleanze. ASLA ha voluto fortemente la creazione di un'agenzia per la ricerca sulla SLA. E io ringrazio il professor Mario Melazzini, l'amico Mario, che è sempre stato a fianco di ASLA, e anche lui, presidente della ARESLA, crede nella ricerca e ARESLA è diventata un punto importante, un punto di riferimento importante sia nazionale che internazionale. Quindi questo progetto è destinato proprio alla raccolta di fondi per la ricerca. Io devo essere grata, l'ho detto, vi ringrazio questa alleanza importante, perché solo con la ricerca riusciremo veramente a far continuare questi percorsi, a continuare ad aiutare la nostra gente e le loro famiglie per continuare questi percorsi. Per cui vi ringrazio, grazie davvero. Grazie mille Presidente. Passiamo un altro Presidente e, parlando di ricerca, chiediamo al Presidente Melazzini se può spiegarci come la ricerca scientifica sulla SLA sta progredendo in questi anni e quali sono le prospettive future della ricerca, praticamente quello che state facendo. Beh, prima di tutto buonasera a tutti e grazie di essere qua, grazie alla Presidente Massimelli, a Fulvia, a tutti i volontari dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e soprattutto grazie alle persone malate
di SLA, i loro familiari e chi testimonia nella quotidianità il vivere con la malattia. Fulvia ha detto una cosa incredibile, la ricerca è la base, sono le fondamenta per poter credere tutti noi che un domani la malattia potrà essere sconfitta. Paradossalmente è una malattia un po' vecchia, diciamo, ma è una malattia molto giovane rispetto a quanto la ricerca sta facendo e ha fatto finora. Ma dei risultati li ha ottenuti, anche se pur piccoli, è un segnale molto forte. Chi ha una particolare forma di malattia legata anche a una mutazione di un gene particolare è stata identificata un bersaglio terapeutico e una molecola, un farmaco in grado di bloccare la progressione della malattia. E questa è la cosa più importante, perché sotto l'acronimo SLA, sclerosi laterale amiotrofica, noi abbiamo diverse manifestazioni cliniche. Diverse manifestazioni cliniche che sempre di più negli ultimi 10 anni i ricercatori, gli slavologi, come li chiamo io, hanno identificato le manifestazioni cliniche grazie anche alla identificazione di geni di malattia che, pur non codificando la malattia, codificano il quadro clinico e di conseguenza anche l'evoluzione della malattia. La ricerca sta facendo tantissimo. Non passa sera che, per chi come me si occupa anche, diciamo, anzi più che si occupa, è direttamente interessato a ricercare quanto in letteratura possono uscire dei lavori che possono essere utili e soprattutto indirizzare anche i ricercatori verso quello che potrà essere veramente una potenziale terapia. La cosa bella che sta facendo Arisla nasce da lontano perché per fare ricerca bisogna allocare risorse economiche. Le risorse sono poche, soprattutto per quanto si studia per le malattie rare. Ancora di più quando la malattia rara è orfana di una terapia specifica. Tanti anni fa, nel 2008, quando è stata fondata grazie all'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che si è fatta promotrice per quanto riguarda il coinvolgimento in un unico contenitore, le risorse che altri soggetti filantropici andavano a mettere a disposizione per la ricerca. Questo è successo grazie proprio con la Fondazione Teleto, Fondazione Carico e Fondazione Viale Mauro per la ricerca per lo sport. E siamo partiti da lì, e da lì a oggi abbiamo allocato tante risorse, quasi 15 milioni di euro per la ricerca, con pubblicazioni diversificate. Ma la cosa importante è che Arisla funziona perché dietro l'acronimo di Arisla, Fondazione per la Ricerca sulla SLA, ci sono persone, c'è tutta la parte scientifica, c'è tutta la parte amministrativa, c'è tutta la parte della comunicazione. Detto così sembra che siamo tantissime persone, siamo pochissime persone, quindi, che sono spinte da un entusiasmo incredibile. Però quello è il messaggio che mi sento di dire e soprattutto di lasciare, e soprattutto di non parlare in scientifichese, che è la cosa più difficile assoluta, è credere veramente che la ricerca è veramente lo strumento quotidiano di chi nella quotidianità si occupa di poter garantire un futuro
qualitativamente migliore per il paziente. Quando parliamo di ricerca non parliamo solo di terapie, ma parliamo anche di modelli di assistenza, parliamo anche di tecnologia, parliamo anche di tutto quanto può essere messo a supporto del malato e della famiglia. Quindi bisogna veramente credere. La cosa veramente interessante è che sempre di più la SLA, nel meccanismo di studio che stanno mettendo in atto i ricercatori, sta diventando meno orfana, perché tutto ciò che era partito come un fenomeno di neurodegenerazione è talmente legato al coinvolgimento di meccanismi che sono paralleli alla funzione della cellula e del motoneurone, che di conseguenza diversi gruppi di studio che normalmente non si occupano di SLA si stanno interessando di questo, e quindi aumenta la potenzialità di avere delle risposte che mi augurano possano portare dei risultati. Ecco, questo è quanto nella quotidianità i ricercatori fanno. Noi abbiamo finanziato quasi 140 gruppi di ricerca, ricercatori, più di 90 progetti, 98 progetti finanziati. Ecco, questa nel nostro piccolo è la realtà. E il fatto che anche aziende si mettono a disposizione dell'associazione, che è casa nostra, ecco, che credano, perché non è solo essere, diciamo, fare del welfare, mettere a patrimonio quello che può essere la sensibilità, la disponibilità, la coscienza che esistono determinate condizioni, ma è anche a voler credere e investire in tutto ciò che può rendere veramente la quotidianità della vita in un modo totalmente diverso. Quindi il messaggio che io lascio sempre è che la speranza è uno strumento, diciamo, di lavoro quotidiano per i ricercatori, e per chi come noi è portatore di un problema è strumento di vita quotidiana. Grazie. Grazie. Ecco, venendo alle aziende, io chiederei al dottor Bonasso, direttore Retelli Galbusera, in che modo questa campagna di raccolta fondi a favore della ricerca sulla SLA si inserisce all'interno degli obiettivi di CSR della vostra azienda. Innanzitutto grazie a tutti di essere qua e grazie a tutti voi. Per noi è un'occasione davvero speciale. Poter partecipare a un'attività come questa di certo non capita tutti i giorni, e quindi vi ringrazio veramente di cuore per l'opportunità che ci state fornendo. La Galbusera è un'azienda italiana che nasce da una storia familiare molto lunga, e quindi poter collaborare con realtà italiane, con l'apporto di CAFRA, e collaborare con un'associazione italiana che ha un compito così nobile per noi è sicuramente motivo di orgoglio. Molto spesso le aziende parlano di sostenibilità, parlano di tante belle parole, e però poi si perdiamo un po' nella quotidianità, in tutto quello che facciamo e nel turbinio delle cose da fare, e poi i fatti concreti vengono a mancare. Io sono onorato invece di lavorare per un'azienda italiana che è passata dalle parole anche a dei fatti concreti, e nel voler credere in un progetto così importante. Vi dico, per noi questo è un piccolo gesto, non è, di certo sappiamo che è probabilmente una goccia nel mare, però io sono cresciuto in una famiglia in cui mi hanno sempre spiegato che per cambiare il mondo bisogna iniziare con i piccoli gesti. I piccoli gesti sono sicuramente la cosa più trascinante che ci possa essere. Un piccolo gesto può veramente avere un significato che vada oltre il gesto in se stesso, e sono convinto, conoscendo i nostri consumatori, che nonostante il periodo veramente brutto, perché basta accendere una televisione in questi giorni e le notizie sono catastrofiche, sembra sempre che ci sia negatività, che soprattutto in questo periodo, che è un periodo di gioia, perché poi ci avviciniamo al Natale, i nostri consumatori avranno una grandissima adesione. Io vi posso assicurare che la nostra azienda, e ne parlavo pochi minuti fa, ha avuto un riscontro
già in questa giornata, che è stata la prima giornata proprio di lancio, di cui io sono rimasto veramente stupito favorevolmente, perché ho visto persone che mi hanno telefonato alle 8 di mattina dicendomi che avevano già acquistato il cioccolatino per dare il loro contributo a questa iniziativa. Sono convinto veramente che sarà un'iniziativa di grandissimo successo, io me lo auguro e vorrei fare veramente un ringraziamento in anticipo anche a tutti i nostri clienti che sono sicuro daranno una risposta che andrà oltre le nostre più rose aspettative. Poi mi permetto anche di ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile tutto ciò. So che avete fatto un lavoro veramente importantissimo per arrivare in questa serata a realizzare un evento così bello, quindi ringrazio tutte le persone che hanno collaborato e che veramente hanno fatto tutto ciò, hanno fatto possibile tutto ciò. Ringrazio anche Spazio San Babila, che è il nostro socio in questa bellissima location, per aver contribuito a rendere possibile questa organizzazione. Ringrazio CAFAV e soprattutto mi permetto di ringraziare voi, perché le parole che ho sentito fino adesso e che vorrei continuare a sentire sono veramente un messaggio di bellissima speranza e di positività, che credo sia la cosa più importante da trasmettere a tutti gli altri. Quindi vi ringrazio molto. Davide Raffanelli, allora oggi il gusto è protagonista della serata. Qual è il rapporto tra la SLA e il cibo? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per essere qui. Ebbene, il rapporto tra SLA e cibo è un rapporto di emozione. È un rapporto che è fondamentale. E chi è malato di SLA, nel mio caso di SLA bulbare, soffre di una forma di disfagia molto marcata. Il cibo quindi può diventare un problema per noi, e invece che essere una fonte di emozione, può creare problemi di isolamento, perché il cibo è convivialità, il cibo è condivisione. E per questo è molto importante seguire un regime alimentare corretto e avere la possibilità di avere dei cibi realizzati in modo che possano essere utilizzati e creare una sorta di emozione profonda nella persona che deve continuare a vivere la propria vita, perché la SLA è un percorso, è un cammino. In questo cammino noi dobbiamo continuare a vivere di emozioni, dobbiamo continuare ad avere una vita qualitativamente buona, e secondo me questo è possibile grazie alla ricerca, grazie a realtà associative come ASLA che ci accolgono fin dall'inizio come una famiglia, e come una famiglia ti sanno accettare, ti sanno consigliare, ti sanno spronare. Questo rende possibile il tuo cammino, ti rende possibile vedere la vita, la malattia, non per forza come una tragedia, ma come parte della tua vita, e come tale devi continuare a viverla, perché può regalarti giornalmente sempre delle belle emozioni. La vita non finisce con la diagnosi di SLA. La diagnosi di SLA ti dà
sicuramente un grosso colpo, ma ti mette anche nelle condizioni di poter vivere una vita diversa, non priva di emozioni, ma una vita che ti dà invece delle possibilità diverse, una vita dove puoi diventare una persona migliore se la sai vivere in un certo modo. L'importante è circondarsi di persone che ti sappiano seguire, dei buoni compagni di viaggio come sono tutti loro, come Edgar Buzera in questo caso, perché è un compagno di viaggio fondamentale per noi, perché con questa possibilità che ci avete dato di creare questo evento, questa donazione, si può sostenere la ricerca. Se sosteniamo la ricerca, noi fondamentalmente continuiamo a sperare e a sognare ogni giorno di più. Grazie. Allora, io però volevo fare un'altra domanda a Davide, possiamo restare. Quando ho fatto la presentazione, presidente di Slow Food e papà speciale. Allora, come hai affrontato questo essere un papà speciale con questa malattia? E quali sfide hai dovuto affrontare per andare in questa direzione, questo oltre, andare oltre la malattia e continuare a essere un papà speciale, come lo sento tutte le volte? Innanzitutto siamo tutti papà speciali per le proprie bimbe o bimbi. Io non penso di essere un papà speciale, sono un papà magari un po' diverso, ma semplicemente perché ha dovuto affrontare un qualcosa di inaspettato. La SLA è una malattia familiare che colpisce la persona, ma inevitabilmente coinvolge tutta la famiglia e la stravolge. All'interno della famiglia ci possono essere dei bambini. Nel mio caso, quando mi sono ammalata, mia figlia aveva 4 anni. Quindi è stata gestita la situazione con molta dolcezza, però i suoi 4 anni, la sua spensieratezza, hanno reso tutto quasi naturale. Perché essere malati è un qualcosa di naturale, nella vita ci si può ammalare. Crescendo, lei ha imparato a crescere con me. Lei per me, attualmente professore, è la mia unica medicina, perché mi permette di continuare a vivere giorno per giorno, per vederla sempre crescere un po' di più. Io mi ero ripromesso di poterla accompagnare in prima elementare e ci sono riuscito. Adesso mi porrò un altro obiettivo e da lì continuerò a farlo per lei, perché abbia l'esempio di un papà che non si arrende, l'esempio di un papà che è presente e continuerà a essere presente, magari in maniera diversa, perché l'evoluzione della malattia cambierà molti aspetti, ma non per questo io penso che per un bimbo sia un fattore di negativo, ma possa essere arricchente invece per la sua crescita e forse soprattutto essere uno scambio di amore continuo. Grazie mille per questo momento.
Presidente Melazzini. Allora, avete parlato molto del valore, quanto sia fondamentale la ricerca, e ha detto anche che la ricerca ha bisogno di fondi. Come vi state muovendo come ARISLA per finanziare i bandi, per finanziare i gruppi di studio, tutte le cose che sono, e sono anche tante, che state facendo con giovani ricercatori, ricercatori a livello internazionale, come vi state muovendo per continuare ad avere fondi da investire in questo futuro? Ma prima di tutto mi permetta di dire grazie rispetto a quanto ho appena ascoltato e sentito, che è veramente benzina, ma per tutti. Cioè, questo lui l'ha chiamata la malattia o qualcosa che può succedere a tutti. Io la definisco sempre l'imprevisto, no? Quando ti capita, eccetera. Però a maggior ragione, come per chi si occupa di ricerca in maniera diretta, in maniera indiretta, deve ascoltare queste parole. Deve ascoltare queste parole perché non deve solo accompagnarla alle medie, ma le medie poi dopo magari non si fanno accompagnare all'università, alle superiori, eccetera, ma vederla crescere. Questo è importante, quindi i ricercatori devono fare tutto questo, permettere ognuno con la malattia, con la propria malattia, che come diceva Ferre è la malattia della famiglia, non solo continuare a sperare in un futuro diverso, ma continuare a vivere, ecco, e camminare con la malattia. E quindi veramente grazie, è una cosa molto importante per me, adesso, egoisticamente. Lei ha toccato un punto strategico. Se lei pensa che diciamo, l'Unione Europea dice che una nazione dovrebbe investire in ricerca e in sviluppo almeno quasi il 6% del prodotto interno lordo, non le dico quanto investiamo noi, come ricerca e sviluppo in generale. Lei pensi alla ricerca in ambito medico, in ambito biomedico, soprattutto la ricerca no profit, perché noi siamo una ricerca no profit, in quanto le case farmaceutiche sono pochissimo attratte da una malattia come la SLA, non perché non è interessante, ma perché dal punto di vista numerico siamo noi purtroppo come incidenza bassa, per fortuna come prevalenza grazie all'assistenza, all'approccio con la tecnologia, una prevalenza che si può un po' allungare. Ma cosa facciamo? A parte il grandissimo aiuto da parte dei nostri soci fondatori, che se non ci fossero loro saremmo un po' in difficoltà. Poi tutta la grande attività di fundraising che nella quotidianità tutti i nostri collaboratori mettono in atto, e soprattutto cercare di coinvolgere chi crede nella ricerca. Noi, a parte il nostro bando annuale, che è estremamente severo nella selezione, ma non perché abbiamo poche risorse, perché chiaramente prevale il merito, l'interesse e soprattutto quello che potenzialmente può avere più rapidamente una ricaduta sul paziente. E questo è importante, ci sono tutto un panel di revisori internazionali che anche quest'anno, nel bando 2023, hanno dato delle indicazioni.
E se noi dovessimo seguire le indicazioni come merito di premialità e quindi di finanziamento, avremmo bisogno del doppio di quanto mettiamo a disposizione. Allora cosa facciamo? Cerchiamo di far conoscere nei soggetti filantropici, fondazioni bancarie, anche strutture, diciamo, no profit, enti filantropici, di adottare il progetto, e cerchiamo quindi quel raddoppio che ho detto, di cercare di raggiungerlo anche con questi soggetti. Poi abbiamo altri strumenti che sono il classico 5 per 1000, diciamo, per la ricerca in ambito sanitario, però abbiamo le donazioni che vengono, i lasciti, eccetera. Però la cosa bella che posso dire è che non dipende da me, ma dipende dalle persone che nella quotidianità, come dicevo, la parte dell'ufficio scientifico, la parte amministrativa e non solo, la comunicazione che cerchiamo di fare, di essere molto vicini alla comunità di chi fa ricerca. Periodicamente organizziamo degli incontri con i ricercatori, ma brevi, per ascoltarli a valle di una tematica che può stimolare la discussione e l'interesse su tematiche di ricerca nuove. Però chiaramente noi siamo estremamente, almeno io cerco di trasferire il mio ottimismo e la mia proposità nel non demordere rispetto a quanto effettivamente noi avremmo bisogno per poter fare ricerca. È uno stimolo continuo che deve nascere dal fatto che, ad esempio, noi stimoliamo la parte scientifica, il nostro ufficio scientifico, a stimolare i ricercatori anche di andare più sulla clinica, andando a cercare il riposizionamento su molecole che chiaramente sono state registrate per indicazioni diverse, ma che potenzialmente possono essere, diciamo, parzialmente efficaci sulla malattia. Ecco, questa è la sfida che chiaramente con entusiasmo noi portiamo. È un appello che facciamo costantemente, grazie anche e soprattutto perché AISLA è nata per AISLA, no? Cioè, quando abbiamo, tanti anni fa, abbiamo detto AISLA è la parte di supporto, alla nostra casa, la casa che si occupa del malato, della famiglia, che sensibilizza, che stimola per fare ricerca, ma ci deve essere un braccio armato per la ricerca. Questo braccio armato è diventata AISLA e noi siamo felici di essere qua. Vi posso garantire però che è difficilissimo, perché chiaramente raccogliere risorse economiche non è semplice, ma noi non demordiamo, come dicevo prima, e sono convinto che il risultato lo otterremo. Se voi pensate che siamo, diciamo, da ricercatori, dal nostro, chiamiamolo così, steering committee, cioè questo nostro comitato internazionale, siamo stati lodati per aver pianificato un piano strategico triennale per la ricerca, che non tutti, diciamo, come piccola fondazione che si occupa di ricerca, ha fatto. Questo deve farci ben sperare, essere positivi, essere ottimisti sul futuro e fare delle sconfitte, io lo dico sempre ai ricercatori, invece quel volano di stimolo, di motivazione per poter credere sempre di più che il risultato si può ottenere. Grazie mille. Alle parole dette da Menazzini sul fatto che l'associazione è anche, si occupa del malato, della famiglia,
per il supporto. Adesso arrivano le feste natali, le feste dei bambini. Come, che tipo di supporto l'associazione ha nei confronti dei bambini che convivono con la malattia all'interno della loro famiglia? Allora, innanzitutto però vorrei fare una precisazione, perché lei, Diego, ha parlato del vostro intervento, che è una piccola cosa. Io non credo che invece sia una piccola cosa, è una grandissima cosa, perché l'oceano è fatto di tante piccole gocce e io voglio sperare che un cioccolatino, il ricavato del cioccolatino, possa servire a finanziare un ricercatore che domani troverà la cura. Perciò questo mi permetta, ma io devo correggere quello che ha detto. Un'altra cosa, Diego, tu hai parlato tantissimo della bambina che hai accompagnato a scuola. Aisla si occupa anche di genitori, di papà che ha, ultimamente, tracheo, che hanno accompagnato all'altare la loro bambina che si è sposata. Ecco, Aisla si parla di SLA, si parla di persone con la SLA, però si parla, l'hai detto anche tu Mario, è una malattia, una patologia che coinvolge l'intera famiglia e ahimè coinvolge tantissimo anche i bambini, ci sono tanti piccoli che sono coinvolti e noi come ISLA abbiamo il dovere di prenderci cura dei loro sogni, il dovere di seguire questi bambini, perché ISLA, non dobbiamo dimenticare, si occupa di SLA, investe tantissimo nella ricerca perché è l'unica speranza di guarigione o di sconfiggere la malattia è la ricerca. Ma noi non dobbiamo dimenticare che nel frattempo dobbiamo vivere, esistiamo, abbiamo una quotidianità che non coinvolge solo la persona con la SLA, ma coinvolge tutta la sua famiglia. Quindi Aisla si è anche occupata di bambini. Abbiamo qualche anno fa, insieme all'Università di Padova, insieme alla Fondazione Mediolanum, un'altra associazione che ci ha seguito tantissimo, abbiamo fatto uno studio, un progetto di ricerca abbiamo realizzato, che è scaturito in una pubblicazione, la prima e l'unica al mondo, che parla proprio di quello che può incidere, cosa può incidere la SLA su un bambino, sui bambini. Quindi noi ci stiamo occupando dei bambini. Io ho in mente un progetto, che però ora non ve lo dico, penso che ci troveremo magari il prossimo anno per parlarne, perché è un progetto importante. Noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo la responsabilità non solo della persona con SLA. Il nostro motto è persone che si occupano di persone. E la persona è importantissima ed è sempre al centro, la persona con la sua famiglia. Per cui noi abbiamo il dovere di assicurare alla persona con la SLA la migliore assistenza possibile, ma anche alla sua famiglia, perché anche la famiglia è coinvolta tutti i giorni, 24 ore al giorno nelle case più importanti. Quindi ISLA si prende cura delle persone e insieme alle persone, come stiamo dimostrando in questo momento. Per cui io non posso dire altro, la nostra gocciolina oggi è un cioccolatino, è una cosa piccola, ma sono certa che farà una grandissima differenza per tutta la nostra gente. Grazie ancora. Se vuole chiudere con, visto che siamo ospiti in questo luogo, magari concretamente noi abbiamo questo cioccolatino che è stato molto ben citato, il cioccolato va bene, mi piace. E come le persone possono contribuire, quando possono venire, dove, come? Allora, è molto semplice. Noi abbiamo su tutta la rete dei nostri negozi che sono dislocati principalmente in tutta la Lombardia, ed è semplicissimo andare a ricercare l'elenco esatto sul nostro sito internet, quindi vi invito tutti a farlo. Si possono recare presso qualunque dei nostri negozi e troveranno sicuramente l'opportunità di poter acquistare un cioccolatino che, tra l'altro, vi posso assicurare è squisito, e qui devo ringraziare Cafra e poi
mi permetto anche di autoraggiarmi, perché Caffaro è piemontese come sono io di origini, quindi gioco in casa. Un cioccolatino squisito con un prezzo veramente simbolico di un euro, possiamo veramente contribuire a fare tanto e a rendere questo Natale speciale per tantissime persone, oltre che a essere felici di aver fatto un gesto davvero importante, perché credo che poi anche un gesto del genere sia in primis una gratificazione per chiunque lo vorrà fare. E quindi io ringrazio in anticipo tutti quelli che si recheranno nei nostri punti di vista. Chiudiamo questo momento ringraziando tutti i partecipanti e ringraziando anche tutte le persone che sono state qui ad ascoltarci. Grazie mille a tutti. Grazie.